L'anteprima del nostro telegiornale, in apertura di questa edizione, ci occuperemo dei controlli dei carabinieri sul territorio isolano, soprattutto in questo periodo estivo, per la vivibilità e la sicurezza dei cittadini e turisti. Ne parliamo con il comandante della compagnia dei carabinieri, il capitano Laganà. E poi andremo a Forio, dove innanzitutto la politica, il sindaco Verde, così come ci aveva annunciato, ha affidato gli incarichi ad assessori e ai consiglieri comunali di maggioranza. Ed infine è tornato sulla questione dell'ambulantato abusivo e dice tolleranza zero. Poi ci sposteremo a Casamicciola, dove l'assessore Ignazio Barbieri risponde alle polemiche dell'opposizione sulla chiusura del campo sportivo. Dice sono polemiche inutili e sterili perché il campo è inagibile e pericoloso. E poi torneremo a Napoli, dove sono in corso i lavori di risistemazione, di rifacimento di tutto il restyling del Molo Beverello, compreso il sottopasso che lo collega a Piazza Municipio. Ne parliamo con l'assessore Edoardo Cosenza, che ci spiega anche la finalità per il flusso turistico che proviene dalle isole del Golfo. Di questo d'altra cosa ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Filisdeo Solutions, soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Scegli per la tua azienda prodotti e servizi all'avanguardia, registratori telematici, multifunzioni professionali, casse automatiche, noleggio o acquisto in comode rate. Scegli i nostri sistemi gestionali per l'ufficio, lo studio, il negozio e il ristorante. Filisdeo Solutions, dal 1975, le soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati. Convenzionato ASL, acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano, per la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scopri il sapore autentico dell'Italia.
nocciole tostate italiane in un cremoso gelato ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Controlli del territorio per vivibilità e sicurezza. Il capitano dei carabinieri Laganà illustra le attività dell'arma sull'isola nel periodo estivo tra droga, circolazione stradale e movida. Forio, il sindaco affida incarichi ad assessori e consiglieri comunali, distribuite le deleghe ai collaboratori. Intanto ai nostri microfoni il primo cittadino annuncia tolleranza zero per l'ambulantato abusivo. Campo sportivo chiuso? Polemiche inutili e sterili. L'assessore Ignazio Barbieri di Casamicciola contesta le dichiarazioni diffuse dall'opposizione. Il campo è inagibile e pericoloso. Lavori al molo Beverello di Napoli, importanti per il traffico marittimo. La nuova struttura portuale che si estende nel centro cittadino coinvolge i collegamenti con le isole del Golfo. Il commento dell'assessore Cosenza. E benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. Apriamo con un incidente che è accaduto in via Alfredo De Luca a Ischia per una manovra azzardata da parte di un automobilista che usciva da un varco privato. Uno scooterista è rovinato a terra nel centro di Ischia. Subito sono giunti sul posto i sanitari del 118 che hanno soccorso la persona prestandogli le prime cure del caso e poi successivamente trasportato all'ospedale Rizzoli. Ovviamente lunghe le code di auto che si sono create nei due sensi di marcia rallentando il flusso veicolare nel centro cittadino. Comunque non sembrano gravi le ferite riportate dal Centauro. Durante il periodo estivo si intensificano i controlli dei carabinieri ad Ischia sia sui porti che su tutto il territorio. I controlli servono anche per la prevenzione, per la vivibilità e la sicurezza di cittadini e turisti, commenta ai nostri microfoni il capitano Laganà, comandante della compagnia dei carabinieri di Ischia e Procida. Particolare attenzione alla diffusione degli stupefacenti, la circolazione stradale e la movida per un divertimento in sicurezza. Sentiamo. Periodo estivo, periodo anche di controlli, soprattutto sui porti. Lì viene svolta un'attività importante anche perché c'è il problema droga che d'estate diventa più importante. Diciamo che anche in questo tema, in questo caso per gli stupefacenti, ma anche per altre tipologie, la sicurezza si costruisce giorno per giorno, 365 giorni l'anno, al di là del periodo estivo. Il fenomeno degli stupefacenti è un fenomeno che si esplica durante tutto il corso dell'anno. È chiaro che nel periodo estivo, con l'aumento dei flussi turistici presso i porti dell'isola d'Ischia, aumentiamo quelli che sono i controlli agli sbarchi. Perché? Perché effettivamente anche lì si riesce a cogliere, per tornare al discorso delle truffe, qualche truffatore che già sbarca sull'isola e quindi in via preventiva effettuiamo tanti controlli agli sbarchi per cercare di prevenire sia il traffico di stupefacenti, che effettivamente esiste, sia altre tipologie. I controlli servono, vedere una pattuglia dei carabinieri consente di avere comunque una maggiore percezione di sicurezza. Tendenzialmente abbiamo organizzato e organizzeremo dei controlli su tutto il territorio dell'isola, sono dei controlli nei vari comuni. Questo perché? Perché è importante affrontare a 360 gradi
e consentire a far sì che tutto il territorio possa avere sempre un presidio, un riferimento, una pattuglia dei carabinieri che anche come visibilità consente di avere quella maggiore percezione di sicurezza che poi contraddistingue l'arma dei carabinieri come anche figura di rassicurazione sociale. Il nostro ruolo è anche quello di, oltre a giustamente far rispettare leggi e regolamenti, anche essere presenti, vicini, laddove si rappresenti una necessità di qualsiasi genere. Non siamo qui a militarizzare o determinati punti, l'importante è avere sempre un presidio su tutto il territorio e quindi anche da un punto di vista della circolazione stradale cerchiamo di far sì che la movida si possa esplicare nel modo più sereno possibile. È giusto divertirsi però in sicurezza, far sì che quindi anche gli utenti della strada possano godere diciamo della vita mondana e comunque della movida dell'isola in sicurezza. La politica Forio, come aveva anticipato ai nostri microfoni, il sindaco Stani Verde ha affidato le deleghe ai componenti della giunta e ha conferito anche gli incarichi di collaborazione ai singoli consiglieri di maggioranza riguardo specifici argomenti. Ma per i dettagli vediamo il servizio. Queste le deleghe attribuite dal sindaco di Forio Stani Verde ai quattro assessori. Il vice sindaco Angelo Albano si occuperà di assistenza sociale e sanità. L'assessore Jessica Maria Lavista di turismo e rapporti con enti sovracomunali. L'assessore Nicola Monti di Porto, Personale, Opere Strategiche e Parcheggi. L'assessore Nino Savio di Sentieristica, Agricoltura, Problematiche dei quartieri, Valorizzazione delle tradizioni. Gli incarichi di collaborazione per i consiglieri comunali di maggioranza. Ai consiglieri del gruppo Insieme per Forio, Dino D'Abbundo e Enzo Di Maio, è stata chiesta la collaborazione nei seguenti settori. Verde pubblico e parchi, innovazione tecnologica, ecologia, attività produttive e distretto del commercio. Ai consiglieri del gruppo Forio Democratica, Davide Laezza e Marianna Lamonica, è stata chiesta la collaborazione per cultura, beni culturali, transizione ecologica e pari opportunità. Ai consiglieri del gruppo Passione per Forio, Salvatore Serpico e Michele Calise, è stata chiesta la collaborazione per Polizia Municipale, Viabilità, Trasporti Terrestri ed Edilizia Privata. Ai consiglieri del gruppo Noi per Forio, Gianni Mattra e Luigi Patalano, è stata chiesta la collaborazione per Sport ed Edilizia Sportiva, Trasporti Marittimi, Risorsa Mare, Affari Generali, Protezione Civile e Beni Ambientali. Ai consiglieri del gruppo Progresso per Forio, Sandro Morgere e Nello Di Maio, è stata chiesta la collaborazione per la protezione civile, il demanio ed il bilancio. Al consigliere del gruppo Forio nel Cuore, Francesco Trofa, è stata chiesta la collaborazione per istruzione ed edilizia scolastica. Infine, al consigliere del gruppo Onda Nuova, Antonio Spataro, è stata chiesta la collaborazione per fiere e mercati, problematiche della frazione Panza e cimiteri. Ambulantato abusivo a Forio, tolleranza zero, lo ribadisce il sindaco Stani Verde facendo seguito anche alle sollecitazioni provenienti dai commercianti. Il primo cittadino annuncia iniziative di contrasto al fenomeno, ma aggiunge anche la lotta al sacchetto selvaggio. L'ambiente dice va tutelato e leveremo multe salate. Sentiamo. Confesercenti, ma tutti i commercianti lamentano che anche in questa stagione sulle spiagge si vedono troppi ambulanti abusivi e fanno richiamo alle forze dell'ordine e ai vigili urbani affinché ci sia un controllo più serrato. E siamo pronti anche a questo. Ci stiamo attivando con la nostra polizia municipale. A breve inizieranno delle iniziative forti per contrastare l'ambulantato, quello abusivo naturalmente, e vi anticipo anche che tra poco inizierà una lotta da parte del comune contro anche chi abbandona rifiuti per strada, perché non possiamo più permettere che i turisti, ma anche i cittadini, i nostri cittadini debbano assistere a delle scene indegne, che sono quelle di vedere magari l'abbandono di rifiuti, a volte anche rifiuti ingombranti per strada. Quindi questo colgo l'occasione proprio per fare un appello ai nostri cittadini di fare attenzione, perché l'ambiente va tutelato e qualora non bastasse la sensibilizzazione saremmo costretti a multarli. Ed ora a Casamicciola, dove nel porto è stata recuperata l'imbarcazione da diporto affondata denominata Fabiola. La motonave si era inabissata ad aprile mentre era in navigazione verso Procida. Per facilitare le operazioni era stato interdetto lo specchio acqueo che si trova al lato esterno del molo di sottoflutto e dopo il recupero ovviamente è stato riaperto.
E intanto si sono concluse le operazioni di dragaggio del bacino interno del porto di Casamicciola. Da lunedì è stato completato l'escavo ed il motopontone Stella ha effettuato l'ultimo trasporto di materiale verso il sito marino individuato all'esterno di Forio. Oggi sono stati completati gli interventi di livellamento che si sono resi necessari dopo le verifiche topografiche per accertare l'effettiva corrispondenza tra la profondità raggiunta a seguito del dragaggio e quella richiesta dai requisiti progettuali e dal capitolato d'appalto dell'intervento. Da ieri sono partiti inoltre i lavori di escavo nella parte esterna del porto per riportare alla piena operatività anche la banchina del molo di sottoflutto, così da poter gestire senza problemi il traffico diportistico anche delle imbarcazioni con pescaggio più profondo come i megayacht. Il collaudo finale dell'opera è previsto nei prossimi giorni. Subito dopo sarà avviato l'iter per ripristinare il quadro dei collegamenti marittimi di linea, traghetti e dagli scafi abitualmente operati da e per Casamicciola. E a proposito della politica, polemiche a Casamicciola sulla chiusura del campo sportivo, situazione che è stata stigmatizzata dall'opposizione, ma è intervenuto l'assessore Ignazio Barbieri che durante la conferenza stampa ha replicato: il campo è inagibile e pericoloso, per questo lo abbiamo chiuso. Sentiamo Ignazio Barbieri. Il capogruppo della minoranza dice sciocchezze, dice che noi abbiamo chiuso il campo sportivo perché Giosi Ferrandino preventivamente sta contro non so chi. Antonio Carotenuto, quando il campo sportivo è stato chiuso, mi dovete credere, perché è inagibile, totalmente pericoloso, e solo una banda di pazzi poteva mandare avanti un disegno così pericoloso per i nostri bambini. Stiamo con i nostri uffici mettendo in pratica il finanziamento di 60.000 euro che verrà lo svolgimento dei lavori, il bando, la gara, dei lavori e così la rinascita di quel campo, come altri tipi di misure che ha preso il sindaco. Si riaccendono le luci dello storico Bar Calise in Piazza Marina a Casamicciola. L'evento nell'evento, ogni settimana per poche ore, mercoledì sera in corrispondenza con il mercoledì di Casamicciola in festa. Finalmente un sogno diventato realtà è l'annuncio pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook del Bar Calise. Tutti i mercoledì di luglio il Bar Calise di Casamicciola apre le sue porte, cornetti caldi tutta la sera dalle 19 fino a mezzanotte e mezza. E a partire da stasera i commercianti che organizzano l'evento Casamicciola in festa offrono un servizio a tutti i casamicciolesi e i turisti che soggiornano negli hotel nella zona alta del comune, un servizio navetta gratuito che è dedicato all'evento del mercoledì. Infatti dalle 20.30 fino a l'una di notte un minibus da 20 posti parte dalla fermata EAV Piazza Marina davanti all'ex Capriccio, proseguendo per Piazza Bagni, quindi la Sentinella e la Rita, effettuando corse continue per tutta la serata alle fermate dinanzi ai principali hotel che si trovano lungo queste strade. L'iniziativa sarà ripetuta per ogni mercoledì di festa di Casamicciola. Ed ora a Capri, dove riaprono gli ormeggi alla banchinella nel porto di Marina Grande. Il tenente di vascello Emanuele Colombo, comandante del porto, constatata la fine dei lavori di messa in sicurezza, ha revocato l'ordinanza che interdiceva l'ormeggio al volo 21 a causa di pericoli sia per i natanti che per la incolumità pubblica per la formazione di una cavità erosiva sul molo di testata. La nuova ordinanza ripristina la possibilità di ormeggio ed attracco, essendo ormai superati i problemi che imponevano la chiusura della banchinella. Abrogate conseguentemente le ordinanze di maggio e di giugno che vietavano l'ormeggio alla banchinella a navi da trasporto merci, traghetti, agli scafi e altri natanti, riaprendo la possibilità di ormeggio già alle navi che arriveranno nella serata di oggi. Ed ora a Procida, per la mobilità sostenibile sono previsti incentivi per il trasporto pubblico locale mediante la tariffa agevolata dell'abbonamento bus dell'EAV per i mesi estivi di luglio ed agosto. Dal 1 luglio è stato erogato un contributo pari al 50% del costo dell'abbonamento mensile per chi utilizzerà l'autobus di linea. La differenza sarà a carico del comune di Procida, lo ha annunciato l'assessore ai trasporti Lucia Mameli. Ed ora a Pozzuoli, dove parte un tavolo tecnico scientifico per affrontare il discorso bradisismo che sta tanto preoccupando anche in queste settimane gli abitanti dell'area dei Campi Flegrei per i continui sussulti del territorio. E ancora anche dal comune di Pozzuoli arriva una richiesta al governo per consentire ai cittadini di usufruire dello sconto in fattura previsto con il sisma bonus per i lavori edilizi di ristrutturazione degli edifici. Ce lo ha raccontato l'assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera. Ascoltiamo. Giacomo Bandiera, assessore al governo del territorio del comune di Pozzuoli, quest'oggi a Palazzo Migliaresi per parlare di bradisismo, però un incontro diverso dal solito, si parla di iniziative concrete. Sì, naturalmente noi come ente comune di Pozzuoli stiamo dal punto di vista scientifico a quello che gli scienziati e
le istituzioni che lavorano nel settore, quindi l'Osservatorio Vesuviano, il Dipartimento di Protezione Civile, gli NGV ci dicono, per quanto appunto riguarda il bradisismo come fenomeno geologico, come fenomeno vulcanologico. Oggi qui stiamo cercando di ragionare con la città su quel che come comune e come città quindi possiamo fare per difenderci dalle negatività che questo fenomeno può addurre alla nostra città e alla nostra comunità. Ecco, ma quali sono le iniziative concrete che il Comune di Pozzuoli ha messo in campo e sta mettendo in campo per prevenire questo fenomeno? Sono iniziative su più versanti. Noi partiamo da un presupposto di fondo. Il bradisismo è un fenomeno appunto geologico, vulcanologico, con delle sue peculiarità, con delle sue eccezionalità. E quindi oltre alle iniziative che sono quelle standard per ogni fenomeno sismico che coinvolgono il nostro territorio nazionale, occorre ancor di più attagliare le risposte che la nostra comunità e la nostra città dà a questo fenomeno a questa particolarità e a questa peculiarità. E quindi che cosa facciamo? Naturalmente tutte le attività di relazione con appunto gli enti che ho citato, tutte le attività di comunicazione con la città, i bollettini che emettiamo ogni qualvolta c'è per esempio uno sciame sismico, ma altrettanto naturalmente delle iniziative che noi definiamo di carattere strutturale ma che sono straordinarie, perché appunto cercano di rispondere con delle peculiarità alle peculiarità che il bradisismo adduce alla nostra città. E quindi, in sintesi, naturalmente tutta l'attività di adeguamento dal punto di vista strutturale del patrimonio immobiliare pubblico, quindi schede di vulnerabilità e lavori sismici per scuole, per stazioni, poi per ospedali. Piano piano naturalmente qui entra in gioco la componente finanziaria. Poi abbiamo attivato, e siamo proprio alla vigilia della partenza, un tavolo tecnico-scientifico. Abbiamo chiamato a concorrervi le maggiori competenze tecnico-scientifiche del settore, scienziati, e tra parentesi attivato con fondi del Comune, e questo tavolo attraverso i propri lavori dovrebbe sperabilmente arrivare all'elaborazione di un piano per la resilienza di Pozzuoli in ordine al bradisismo e quindi darci la possibilità di poter rispondere a tutte le evidenze, evenienze di carattere negativo che il bradisismo comporta per la nostra comunità su ogni versante. Naturalmente anche qui il versante su cui si intende lavorare di più è quello del patrimonio immobiliare privato, su cui altrettanto naturalmente come comune, come ente non possiamo conferire fondi pubblici, però possiamo orientare e governare quella che è l'attività dei cittadini nel difendersi dal bradisismo, cioè i lavori di adeguamento sismico dei propri immobili, e su questo ci siamo attivati, grazie e ancora lo ringraziamo all'onorevole Borrelli, abbiamo richiesto al nostro governo nazionale, prima con un ordine del giorno, poi con un'udienza alla Commissione Finanze, la possibilità per i nostri concittadini di tutta la zona rossa, quindi non solo del nostro comune, di poter ancora utilizzare le procedure di sconto in fattura e di cessione del credito per i propri lavori edilizi, sisma bonus, ma non solo. Questo dovrebbe dare ai nostri cittadini la possibilità di poter fare i lavori di adeguamento strutturale dei propri edifici appunto al fenomeno bradisismico. Ed ora a Napoli, dove l'assessore comunale alle infrastrutture, ingegner Cosenza, interviene sui lavori in corso al molo Beverello. Sono importanti per il traffico marittimo, dice, non credo però che finiranno per il mese di agosto. Sentiamo. Sono lavori totalmente dell'autorità portuale che li ha finanziati, ha fatto la gara, quindi noi siamo solo degli osservatori esterni. Non credo che finiranno ad agosto, sinceramente. Da domani c'è questo piccolo allargamento che ci è stato chiesto, quindi il marciapiede di quella parte di Viacton verrà dato al cantiere, ma contrariamente a quello che anche io ho letto non ci sarà nessuna restrizione, quindi rimarranno due corsie che per chi proviene dalla Galleria Vittoria va verso est, verso l'area vesuviana, quindi in questa fase i lavori non dovrebbero essere molto impattanti. Il termine dei lavori noi non siamo in grado di dirlo, ma non è nostra competenza. Sono lavori comunque per dare risposte a cittadini, pendolari e turisti da e per le isole? Sì, la sistemazione finale delle biglietterie è molto bella, davanti ci sarà di nuovo l'ingresso per i tassi, quindi per l'entrata e l'uscita dei tassi che è molto importante, ma soprattutto sopra la biglietteria è previsto un bellissimo passaggio pedonale anche con aria verde, quindi ci sarà dall'area di Piazza Municipio fino ad andare verso Molo San Vincenzo, che anche noi ci stiamo interessando, è un percorso
molto piacevoli, quindi sarà una novità, diciamo, per i napoletani e per i turisti. Assessore, lei ha la delega ai trasporti, si punta anche a migliorare e efficientare i collegamenti Garibaldi-Porto con i taxi? Sì, perché innanzitutto l'apertura del sottopasso di Piazza Municipio farà sì che si potrà prendere direttamente la linea 1, la cui efficienza è in forte miglioramento con l'introduzione di nuovi treni, quindi chi deve andare verso la stazione troverà comodissimo usare la metropolitana, la linea 1, piuttosto che prendere i taxi. E poi con le nuove uscite dal sottopasso ci saranno vari luoghi in cui prendere i taxi. Poi stiamo anche studiando con l'autorità portuale, perché l'area è dell'autorità portuale, una nuova sistemazione per poter prendere il taxi sul modello di quello che è già stato fatto all'aeroporto. La sanità è stato presentato all'ospedale Cardarelli di Napoli alla presenza del presidente della Campania De Luca il nuovo progetto di informatizzazione ed innovazione. 20.000 cartelle cliniche cartacee sono state convertite e saranno consultabili su piattaforma digitale. Vediamo. Il processo di conservazione sostitutiva di 20.000 cartelle cliniche dell'ospedale, l'argomento protagonista del convegno dal titolo 45 anni di storia della salute della Campania. L'appuntamento è stato organizzato dal nosocomio partenopeo in collaborazione con le istituzioni notarili che hanno seguito da vicino l'intero percorso. Un progetto sperimentale portato avanti dal Cardarelli con il coinvolgimento anche del CNR e della soprintendenza dei beni archivistici e bibliografici, che consentirà di eliminare le cartelle in versione cartacea senza che vi sia una alterazione della validità dei documenti. Al convegno hanno preso parte, tra gli altri, il presidente del Consiglio Notarile di Napoli, Giovanni Vitolo, e il direttore generale del Cardarelli, Antonio D'Amore. Conclusioni affidate al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È stata un'iniziativa organizzativa molto importante la direzione del Cardarelli. Noi avevamo ancora un archivio cartaceo delle cartelle cliniche. È stato avviato un progetto di digitalizzazione delle cartelle cliniche. È stato riportato in accordo con il Consiglio Notarile tutta la documentazione cartacea su piattaforma digitale. Questo ovviamente consente sia risparmio di spazi, sia una consultazione rapida delle cartelle cliniche. Questo è importante sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista della medicina difensiva. Molti medici hanno bisogno, anche trovandosi coinvolti in qualche circostanza in processi giudiziari, hanno bisogno di avere la disponibilità delle cartelle cliniche per avere la propria documentazione a disposizione. Quindi una bella iniziativa, credo unica in Italia, di modernizzazione anche dell'organizzazione ospedaliera. Presso la sede della città metropolitana di Napoli si è tenuto un convegno nazionale antimafia sui temi delle infiltrazioni malavitose negli enti locali e la gestione dei beni confiscati. Durante l'iniziativa è stato dato un riconoscimento ad Antonio Sabino, sindaco di Quarto e consigliere metropolitano al patrimonio, per il grande riutilizzo di beni confiscati sul proprio territorio. Vediamo. Presso la sede della città metropolitana di Napoli si è tenuto un convegno nazionale antimafia sui temi delle infiltrazioni malavitose negli enti locali e la gestione dei beni confiscati, argomenti di stretta attualità visti diversi comuni sciolti negli ultimi anni proprio per tali motivi. Ad organizzare l'iniziativa Ugo De Cesare, presidente osservatorio della legalità. Troviamo in quasi in tutti i comuni con la pubblica amministrazione, con la corruzione, ne parliamo anche negli uffici, per esempio, degli uffici tecnici dei comuni, dove nasce la corruzione dalla dirigenza per avere una licenza, per avere una qualsiasi cosa, una concessione, là nasce proprio la corruzione. E la maggior parte dei comuni mettono sempre menti raffinati, capo di capi, diciamo, persone con altissimo profilo legale, magari che fanno capo a qualche mafioso. Ad intervenire sul tema delle infiltrazioni malavitose nella pubblica amministrazione è anche Giuseppe Cimmarotta della DDA. Innanzitutto è la pubblica amministrazione che deve, prima ancora di consentire l'intervento della magistratura o delle forze dell'ordine, deve creare e sfruttare i meccanismi già esistenti per impedire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. Attenzione ancora più forte in questo periodo che c'è l'importante capitolo, insomma, della spesa dei fondi europei.
E certo, chiaramente, come ha detto il procuratore nazionale Giovanni Melillo, bisogna fare molta attenzione. Il Ministero dell'Interno già ha predisposto strumenti particolarmente penetranti proprio per evitare che su questi fondi ci sia immediatamente una sorta di accaparramento da parte delle forze criminali. A rappresentare il Comune di Napoli, l'assessore alla sicurezza e legalità Antonio De Jesu. Io ho fatto parte di commissioni straordinarie in comuni sciolte per infiltrazioni mafiose. A Ercolano nel 93, a Cassandrino nel 98, sono reduce da un anno ad Eboli. Il tema è soprattutto dotarsi di anticorpi, perché le regole oggi per gli appalti e per le cose sono ben definite, sono regole che alcune volte, soprattutto in alcuni enti locali, vengono dribblate. Io credo che all'interno degli enti locali un tempo c'era il Corecom che aveva il compito di fare un controllo sugli atti amministrativi, c'era un segretario comunale, un segretario generale che doveva dare dei pareri di legittimità e anche questa figura è venuta meno. Durante l'iniziativa è stato dato un riconoscimento ad Antonio Sabino, sindaco di Quarto e consigliere metropolitano al patrimonio, per il grande riutilizzo di beni confiscati sul proprio territorio. È un riconoscimento che fa certamente piacere, ma che condivido con l'intera città che ha seguito l'indirizzo politico che si è dato l'amministrazione. Portare tanti beni al servizio della nostra comunità significa anche aver dato lustro a un grande lavoro che è stato fatto dallo Stato, in particolar modo dalla magistratura, e noi siamo orgogliosi di seguire questo percorso. Il ruolo dell'informazione sul rapporto tra enti pubblici e malavita lo sottolinea il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Raccontare tutto, non fare omissioni. Infiltrazioni nella pubblica amministrazione, vediamo che è un tema che purtroppo rimane attuale, non è un tema secondario quello dei beni confiscati, sono beni tolti alla camorra. Noi con orgoglio facciamo parte, come Ordine dei giornalisti della Campania, nella gestione di un bene confiscato a Quarto. È stato chiamato Casa Meari, lì c'è una radio che si chiama Radio Meari, ci sono grandi attività di sostegno anche nei confronti delle donne, delle disabilità, e quindi diciamo, è un piccolo gioiello nel quale diciamo, noi ci siamo. Tra i tanti VIP sbarcati ad Ischia in questi giorni è stato avvistato sul porto anche Fabio Basile, campione olimpico, noto judoka italiano, che dopo essersi messo in gioco anche con la danza come concorrente di Ballando con le Stelle e sugli schermi televisivi varcando la porta rossa del grande fratello VIP, è giunto sull'Isola Verde insieme alla fidanzata per presenziare al terzo training camp Ischia Judo, che si terrà il 7 luglio alle 18 sotto la dirigenza dell'Associazione Sportiva Ischitana. Settimana ricca di eventi per la Fondazione William Walton e Giardini La Mortella, che proporrà al pubblico tre prestigiosi appuntamenti culturali. Nell'ambito del Festival delle Orchestre Giovanili, in corso di svolgimento a Giardini La Mortella e diretto da Caroline Howard, domani giovedì alle 21 sul palco del Teatro Greco dei Giardini La Mortella è previsto il ritorno del The Choir of Trinity College Cambridge, considerato dalla critica musicale uno dei migliori cori del mondo. Composto da circa 40 studenti universitari, il coro ha una tradizione antichissima, fin dal Medioevo. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. E chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri speciali, noi ci ritroviamo all'edizione delle 14. Arrivederci.